Questo è un video esperimento per conoscere l'inquinamento luminoso. I materiali necessari sono una scatola con un lato tagliato e l'interno eventualmente dipinto di nero, con attaccato un paesaggio per rendere più realistico l'effetto, e delle stelle fosforescenti attaccate sul cielo. Inoltre serve un personaggio da inserire nella scena. Io ho scelto una signora con passeggino e una torcia. Ho usato una comune maglite smontata e posta nella scena in modalità candela per simulare un lampione. Poi servono degli oggetti per simulare il tipo di lampione, o meglio, le protezioni della lampada. Qui si possono fare moltissime prove. Io ho usato per esempio un bicchiere di plastica trasparente per simulare un lampione con globo trasparente e non schermato. Tipo questi. Un bicchiere di plastica bianco. E un bicchiere dello yogurt per simulare due globi bianchi non schermati di differente opacità, come questo. Un tappo colorato per simulare un corpo illuminante schermato con lampada in basso, come questo. Ed infine un vasetto dello yogurt con l'interno bianco e l'esterno completamente rivestito di nastro nero per simulare un corpo illuminante completamente schermato, come questi. Ecco, siamo pronti. Facciamo il buio intorno a noi ed iniziamo. Ma nella scena non si vede più niente. E infatti il lampione non schermato non illumina correttamente l'area a terra dove cammina la signora. Ed essendo la lampada direttamente visibile, si possono avere fenomeni di abbagliamento che rendono difficoltosa la visione dell'area circostante, come risulta ben evidente. Altra conseguenza è che gran parte della luce è dispersa in cielo, il che purtroppo rende difficile l'osservazione delle stelle. Adesso però provo ad usare le protezioni che ho preparato e vediamo l'effetto che hanno sulla scena. Il globo trasparente non schermato comporta in effetti solo un lieve miglioramento. Invece i due globi bianchi opachi diffondono meglio la luce e quindi illuminano correttamente la strada dove si trova la signora e diminuiscono l'effetto abbagliante della lampada, così la scena circostante risulta meglio visibile. Però questi globi non sono schermati e quindi disperdono una grande quantità di luce in ogni direzione, il che impedisce ancora la visione delle stelle. La protezione colorata schermata in effetti diminuisce la quantità di luce che si proietta verso il cielo. Grazie ad una corretta progettazione dello schermo può inviare molta della luce prodotta verso il basso, dove serve. Però anche così non si risolve il problema dell'inquinamento luminoso, perché la lampada in basso è direttamente visibile e quindi dà vita a fenomeni di abbagliamento che produce emissioni di luce a piccoli angoli sopra l'orizzonte, che sono quelle più dannose per l'inquinamento luminoso a causa della diffusione della luce prodotta dall'atmosfera. La soluzione è tanto semplice quanto efficace. E magicamente in cielo si accendono migliaia di stelle. Un corpo illuminante completamente schermato con la lampada al suo interno impedisce alla luce di disperdersi, quindi consente una corretta illuminazione e impedisce fenomeni di abbagliamento. La corretta progettazione di uno schermo del genere consente inoltre di ridurre notevolmente la potenza necessaria della lampada, perché tutta la luce prodotta può essere convogliata proprio dove serve, evitando sprechi di energia. È facile vedere le stelle. Without darkness, we cannot dream.